L'assenza del Pokédex nazionale è uno scandalo. Le texture degli alberi fanno schifo, il pop-up è inaccettabile, le animazioni riciclate sono un vero insulto. Il post-game è inesistente, il design dei nuovi Pokémon è un obbrobrio e il Dynamax è un'aggiunta inutile. Tutto vero, giustissimo. Peccato che, nonostante gli insulti, le proteste e le minacce, Pokémon Spada e Scudo hanno venduto come il pane. I dati relativi alla prima settimana di commercializzazione parlano di numeri da vero e proprio record. Con oltre 6 milioni di copie vendute, Spada e Scudo sono il titolo che ha incassato di più in assoluto su Switch durante i suoi primi 7 giorni. Me lo immagino, Masuda, che razza di risate si starà facendo ripensando al review bombing, alle minacce di morte e a tutto l'odio riversato nei confronti di Game Freak e The Pokémon Company negli ultimi mesi. Beh, direi proprio che è il caso di fare un attimo il punto della situazione riprendendo il discorso proprio da dove lo avevamo lasciato nel precedente video, per cercare di capire cosa sia andato storto tanto dal punto di vista della community quanto da quello di Game Freak. Io sono il Poro Michele e prima di incazzarci insieme ti invito a iscriverti al canale e attivare la campanella delle notifiche per essere sicuro di non perderti le prossime poche polemiche. Allora, dove eravamo rimasti? Ah sì, al punto in cui dicevo che tutta la shitstorm che si era alzata nei confronti di Spado, che sarebbe l'unione di Spada e Scudo, si sarebbe rivelata inutile, anzi controproducente, e che i due giochi avrebbero venduto comunque un casino. Non che sia un indovino o un grandissimo analista di mercato, ma era evidente che le cose sarebbero andate così. Bastava vedere la recente storia di Let's Go, giochi che, anche se per motivi diversi, hanno scatenato lo stesso tipo di reazioni infervorate, e anche fermarsi a riflettere sulla situazione attuale. Abbiamo il brand più importante del mondo che approda sulla console più venduta degli ultimi anni. Veramente la gente pensava di poter fermare una tale macchina mangia soldi arrabbiandosi dietro a una tastiera? L'ho già detto nel video precedente, l'unica presa di posizione sensata per esprimere il proprio dissenso sarebbe dovuta essere quella di non comprare il gioco. Gettare benzina sui flame internetiani non serve a niente, anzi esaspera solo i toni e inquina la discussione. Ci è voluto veramente poco perché iniziassero a circolare delle belle fake news su come Spado, anzi Spudo, su come Spudo fosse stato programmato così male da uccidere la console. Tutte cavolate, messe in circolo solo per aizzare ancora di più gli utenti gli uni contro gli altri. Perché a questo punto ci tengo a precisare che per me, chi difende a spada tratta l'operato di Game Freak con hashtag del calibro di Thank you Game Freak, assume un atteggiamento diametralmente opposto ma ugualmente ottuso. È giusto prendere una posizione netta contro chi ha superato la linea della decenza e schierarsi così a sostegno degli sviluppatori, ma non si può difendere a tutti i costi un prodotto afflitto da troppe criticità, soprattutto ora che Dataminer e Modder hanno dimostrato quanta poca cura sia stata messa dal team di sviluppo nel confezionare il prodotto finale. È un problema di risorse male allocate o si tratta di incapacità degli sviluppatori? Non posso darvi la risposta, ma è chiaro che si poteva fare di più ed è giusto pretendere maggiore rispetto tanto del consumatore quanto del fan. Non voglio assolutamente minimizzare la difficoltà dietro allo sviluppo di un videogioco, ma se amatorialmente si riescono ad aggiustare problemi macroscopici in pochissimo tempo, beh, non ci sono scuse per Game Freak. Vi lascio in descrizione un link a un video che spiega nel dettaglio, ad esempio, come si sarebbero potuti ottimizzare drasticamente i tempi di produzione animando in modo più efficiente i modelli 3D, e questo è solo uno dei tantissimi esempi che mettono in luce i difetti di Spudo. Passiamo ora al terzo atteggiamento sbagliato, questa volta quello di Game Freak. Sono convinto, così come ho già accennato nel primo video, che gran parte di questo casino non si sarebbe mai alzato se Masuda e soci avessero gestito con più trasparenza tutta la questione, non lanciandosi in false promesse e scuse ridicole. Pensateci, Game Freak ha giustificato il taglio dei Pokémon perché i modelli andavano rifatti da zero, con tanto di animazioni, e concentrarsi su un numero minore di mostriciattoli avrebbe permesso di mantenere un certo standard. Qualità e non quantità, giusto? Peccato poi che il risultato sia tutt'altro che esaltante e che i dataminer ci abbiano messo meno di un attimo per scoprire che i modelli utilizzati sono simili al 90% a quelli già visti negli episodi per 3DS. Un atteggiamento così poco limpido non può che scatenare reazioni negative ed esagerate da parte della propria fanbase, così come rispondere con dei secchi no comment ai legittimi dubbi degli utenti. È possibile includere il full Pokédex per una versione futura di Sword and Shield?
No comment. Sembra banale da dire, ma in queste situazioni è l'onestà che paga. Guardate il recentissimo dietrofront da parte di Paramount Pictures per quanto riguarda il design di Sonic, o per restare in ambito videoludico, le scuse da parte di Nintendo costretta a far ripartire da zero lo sviluppo di Metroid Prime 4, perché il gioco non stava rispettando gli standard qualitativi della serie. Quando si maneggiano brand di un certo peso, bisogna avere il coraggio di assumersi le proprie responsabilità e confrontarsi con un pubblico dalle grandi aspettative. Anche il minimo errore può diventare un difetto clamoroso agli occhi dei fan. Certo che qui entra in gioco il problema di The Pokémon Company, la società che gestisce e coordina tutte le incarnazioni del brand. Tra gioco di carte, anime, merchandising e chi più ne ha ne metta, tutto è inserito in una precisa tabella di pubblicazione e ogni tassello è dipendente dall'altro. Game Freak è stata colta impreparata con i tempi di sviluppo? Poco importa, il gioco deve uscire anche se non rifinito o incompleto. Quindi, qual è la morale di tutta questa storia? Beh, di morale non c'è proprio nulla. Diciamo che le persone dovrebbero prendere meno sul personale certe cose, cazzarsi su internet è totalmente inutile, ma soprattutto bisognerebbe prendere i giochi per quello che sono, dei giochi. E per Game Freak invece, ci può essere solo la speranza che abbiano captato il malcontento generale nonostante le vendite stellari. Quanto si può tirare la corda prima che si spezzi? Per ora siamo riusciti solo a dimostrare che Pokémon funziona sempre e comunque, per i neofiti, per il pubblico casual e per i fan più accaniti, perché mai dovrebbero cambiare modus operandi se le vendite continuano a premiarli nonostante tutto? E voi cosa ne pensate di tutta questa storia? Mi raccomando, vi aspetto nei commenti, giuro che rispondo a tutti. Io sono il Poro Michele, 6 milioni di volte, ciao!